quattro atleti, un recensore, un solo obiettivo: correre la mezza maratona in 4:30 km. Ce le faranno i nostri eroi a raggiungere un obiettivo così sfidante, soprattutto su un percorso davvero difficile. Tra l'altro la carota è su Fientini perché ha deciso di mettersi a stecchetto per poter ritornare a correre la mezza maratona sotto l'ora e 4. Ma come al solito con il nostro recensore partiamo dall'inizio, o se volete dalla nebbia. Stamattina con la nebbia comunque cercheremo di aiutare Max Melegari, uno degli allievi più promettenti di Andrea Soffientini, a correre la mezza maratona in 1:35. Ho portato una serie infinita di pacer che dovrebbero aiutarlo a raggiungere questo obiettivo. Documenteremo tutta la sua corsa, vediamo se Max riuscirà e soprattutto se la nebbia ci aiuterà a documentare al meglio l'evento. Prima di partire ho chiesto al coach Soffientini come si è allenato Max Melegari. Abbiamo fatto una settimana di pseudo fermo, che ha dovuto fare un'infiltrazione per dei problemi al ginocchio che si portava dietro da una vita. Settimana di allenamenti è uscito un ottimo variato, ha fatto 1500 a 4:35, che era il ritmo che poi abbiamo impostato per il lavoro di oggi, è un 500 forte per 16 km. A parte che è una vita che stiamo lavorando sempre sui ritmi gara, poco più forte, poco più lento. Martedì ha fatto delle variazioni, giovedì abbiamo proposto un 1500 a 4:35, che è il ritmo che io spero che tenga in maratona, e un 500 forte che gli viene a 4 al chilometro, 3:59, direi che era meglio di quello che mi aspettassi. Per questa impresa, a parte il coach Soffientini, ho reclutato diversi atleti. Vincenzo Conoscenzi, personale sui 5000, 17:20 e mezza maratona sotto l'ora e 24. Il grandissimo Secchiero, 11 anni di professionismo nel triathlon, mezza maratona sotto l'ora 08, recentemente terzo alla maratona di Trino Vercellese, ma ovviamente il protagonista principale era Max Melegari, la cui storia atletica la racconta Andrea Soffientini. Sono dell'idea che qualche volta ci deve provare seriamente. Quanti anni che lo seguo? 4 anni, e ogni anno fa due personali in maratona. Siamo partiti da 4:10 circa, forse anche 4:30, ho fatto le prime. L'ho portato a, adesso si spera, correre 3:15 la maratona. La partenza è stata indolore, mi sono fermato ad osservare tre cose. Innanzitutto come i nostri atleti si erano vestiti: Secchiero On dalla testa ai piedi, sponsorizzato da questa azienda, Vince super brandizzato ma poco fedele ai marchi, Andrea obbligato ad indossare per i test le Infinity, ma poi molto molto Decathlon. Max, sono il primo o il secondo modello di Nova Blast? Sono il secondo modello, perché le prime erano molto instabili, poi ho visto il tuo video e mi sono fidato a prendere le due, ho fatto bene, perché sono veramente buone e stabili. Dopo pochi chilometri ho immediatamente notato la versione femminile dell'Infinity Run di Vince e gli ho chiesto cosa ne pensava. Vince, perché hai comprato le scarpe da donna? Perché piacciono al mio coach, piacciono, capito? Se non le trovo adeguate le passo a lui, che gli piacciono. In pochi minuti ho capito che stavamo andando forte, ho chiesto al nostro coach e pacer Andrea Soffientini, ma il nostro coach era come al solito in versione filosofo. No, non troppo forte, cioè 4:35 devi fare. È troppo forte. Adesso camminiamo e recuperiamo. Ah, ok. Adesso c'è il sottopasso. Poi mi sono ricordato del percorso. Prima parte la facciamo abbastanza difficile, entriamo nel parco Groane, pista bianca, qualche sottopasso stretto, quelli dove ci passa le biciclette, e poi credo che lo porteremo in strada e facciamo un pezzo un pochino più facile, vediamo come reagisce. Tra qualche chilometro, diciamo che per me non è una passeggiata. Ma per tenere alto il morale ho offerto immediatamente un incentivo che, tra l'altro, se vedete il video fino alla fine, potrebbe anche riguardarvi. Ma allora gliela facciamo vincere questa card di Running Warehouse? Ma stavo pensando che è un giveaway farlocchissimo questo. Cioè Max che ce l'ha tutto in mano. No, aspetta, ha in mano le possibilità di prendersi la tessera. Ma quanto è, Max? Questo video non è sponsorizzato da Running Warehouse, ma potreste per una settimana avere uno sconto del 15%, metto il link qui sotto e il codice in allegato, che vi permetterà di comprare sul tuo sito con uno sconto del 15% per tutta questa settimana.
poi ho anche approfittato per convincere Secchiero ad entrare nel nostro team. Andrea, tutto bene? Io sì, un po' di fatica, ma in compagnia passa tutto. Stai preparando qualcosa? Io? Primo maggio la Inate. Prima gara di triathlon ad aprile, poi in mezzo un po' di gare di corsa, giusto per fare un po' di, scusami, di ritmo. Maggio... Quando è che vieni a fare delle recensioni sulle on, sul canale? Quando mi chiamate si può fare, si può fare, tutto si può fare. Al quinto chilometro mi sembrava che il ritmo fosse brioso, ma sono stato assicurato al meglio. Coach, non stiamo andando troppo forte? Non lo so, Max, io sto correndo. Sì, a 25. Prima di raggiungere i 10 chilometri si parla amichevolmente anche di cibo. Otto, che sensazione hai? Ho le sensazioni che vorrei fare un ristoro. Ma l'ha preparato il coach Soffiettini? Non lo so, forse mi ha fatto una sorpresa. Ah, va bene, dai, dopo no, vediamo. No, guarda che ieri... Guarda che l'altro ieri era San Biagio e quindi magari il buon Andrea Soffiantini, da buon coach, ti ha lasciato da parte un bel panettone. Speriamo. Soprattutto per il tuo ristoro, molto importante per questa prestazione della mezza maratona. Una volta usciti dal parco ho chiesto al coach qualche consiglio alimentare mentre Max sembrava ancora tenere bene il ritmo. Ma gli hai fatto mangiare qualcosa di interessante ieri sera? No, ieri sera io ho mangiato qualcosa di interessante, riso e latte e via così. Usciti dal parco siamo sicuramente in perfetta tabella di marcia in una zona a traffico limitato e senza dubbio tutti nel nostro flow. Notate l'appoggio di tallone di Max, Vince e Andrea, mentre il coach è di mesopiede, sicuramente non di avampiede. Al quindicesimo chilometro però Max sente davvero la fatica, al punto tale che siamo costretti a rallentare, complice anche il passaggio al centro commerciale. Chiaramente il coach è super ottimista. Un'ora di corsa, stiamo andando ancora bene, dai. Cosa suggerisci per gli ultimi 35 minuti? Di stringere i denti, perché io non la vedo così tanto bene oggi, ma... però ottimo, dai. Tra l'altro sarebbe davvero meraviglioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e, perché no, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Raggiunta l'ora, la corsa inizia ad essere meno sciolta, in salita la stanchezza si fa sentire, il minimo controllo delle Nova Blast 2 è meno adeguato rispetto a quello che avevamo visto 30 minuti fa. Al sedicesimo chilometro i due pro si staccano, restiamo in tre come nel libro The Little Indian di Agatha Christie, il paesaggio non è per niente bucolico, dobbiamo fare ancora 4 giri, la corsa è comunque molto fluida. Vince però sa che il suo ruolo fondamentale è quello di essere un motivatore e in effetti anch'io, complice il fatto che vorrei restare in tabella di marcia, chiedo ingenuamente a Vince una domanda interessante. Vince, perché hai usato le scarpe per questa mezza maratona? Ah, anche per avere un po' di ammortizzazione in più nel secondo paio che compro, così erano un po' eccezionali. Negli ultimi 2 chilometri la fatica è reale, stiamo tornando in pista, io continuo a fare il video, Vince gestisce, Max segue. Ma siamo entrati finalmente in pista, la pista si vede, solo 2 giri, vediamo il coach che ci ha ripreso con la GoPro, per ora non ho ancora capito come funziona. Facciamo un primo giro, un secondo giro, la nebbia che non se ne va. Ricompagno dalla nebbia. Eccoli qua. Vanno. Credo che gli mancherà forse questo l'ultimo giro, forse finiranno qua davanti agli spogliatoi. Max deve pagare da bere a tutti. Tac. Un saluto. Ehi. Manca solamente un giro, Max non mollare, ce la puoi fare, la velocità aumenta, ma come è andata a finire? Chiediamolo come al solito al nostro amico Max. 4:32. Ciao, ciao a tutti. Come è andata? È stata abbastanza dura, senza di loro non ce l'avrei mica fatta. Andrea, sei soddisfatto, orgoglioso del tuo allievo? Se dovesse fare 3:10, sì, se no ho fatto cagare oggi. Vince, grande, sei stato top. Abbiamo toppato i 10 secondi. Dai, va bene, ci possono abbonare, oh. Ci sta, dai. E qui torniamo all'inizio, la morale è che volere potere. Se guardate quello che ci ha raccontato Andrea
su Max Melegari, che è passato da 4 ore 10 a correre la mezza maratona in 1 ora e 30. Anche voi potete migliorare senza davvero troppe paranoie, così come senza paranoie, se commentate qua sotto, potreste vincere su Running Warehouse una gift card di 25 euro. E tra l'altro, se arriveremo a 5000 views in una settimana di questo video, comprerò con i miei soldi le Nova Blast 2 e vi farò la recensione completa, cosa che per ora era solamente demandata agli ASICS Frontrunner. Tra l'altro, se la volete per Andrea, offritegli chiaramente un coffee qua sotto. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a vermi un po'.